Ragazzi, qui benvenuti nel mio canale. E siamo qui, signori, su questo Simulation Silent Hill. Signori, sono le 11. Siamo su una simulazione di Silent Hill. Questo gioco è stato un gioco demo per la Play 4, è stato un gioco che è stato fantastico, signori, perché è un horror nel nome della Madonna. Cazzo è? Comunque è una simulazione, questo l'ha fatto un gioco, è la prima volta che ci provo. Ha fatto una persona perché siccome quel gioco non è più disponibile, perché non so perché l'hanno messo via, ma così è, signori. Allora, vediamo. Mamma mia, quanti ricordi, raga. Purtroppo la mia sfiga è stata che non ho mai potuto assistere a questo capolavoro, signori, perché io la prima non ce l'avevo finita mai. Però è un gioco secondo me che merita tanto. Cazzo è? Reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204863. Seen after neighbors called 911, found the father in his car listening to the radio. Several days before the murder, allora, attento, watch out the gap in the door. Inside separate reality. The one that means me, are you sure? Only you is you. Chiudo. Oh merda. Cazzo è, raga, mamma mia, non ce la faccio più. Mamma mia, se mi viene quel jumpscare là. Signori, non so cosa succederà qua. Cazzo dici, cazzo dici. Un orologio fermo, come sempre, 25 da 9. Cazzo. Oddio. Non ride più, signori. Mamma mia.
Non vedo un cazzo, raga. Oddio. Mamma mia. Dove cazzo sono finiti? Cazzo lampeggia qua la luce, raga. La porta è sempre chiusa, eh. Cazzo succede qua, mamma mia. Niente, raga. Merda. Ma che cazzo serve lo zoom, raga? Ma che cazzo serve sto zoom? Non so, raga. Mamma mia, no. No, ti prego. Non parti. Ecco. Cazzo è sta roba? Dio cazzo. Ma che cazzo? Però non era rossa, raga. Mamma mia, cazzo succede qua? Che cazzo vuoi tu? Merda, mamma mia, signora Lisa. Lisa, Lisa. Ce la faccio. Mamma mia, raga. Che gioco, signori. Questo lavoro è personale, non è un gioco protetto dal gioco originale della PT, perché vedete, si basa alla PT e non fa parte di questo. Kojima Production è l'originale. Hideo Kojima e Konami è quello che ha pubblicato questo gioco, signori. Niente, questo è stato l'ennesimo gioco, si chiama Vanity. È stata una simulazione di PT, ovviamente non si chiama Silent Hills PT, perché non si può fare nuovo questo gioco, ma è stata una simulazione Punity. Che dire, questo jumpscare è veramente forte, forte. Signori, vediamo se c'è qualche altra via qua da fare. Forse ho sbagliato io, ma non lo so. Cioè, andiamo qua. A quanto pare questo gioco molto forte, però. Mi sa che grosso. Yeah.
stacca il collo, signore. Stacca il collo e il gioco finisce qua. Appunto, quanto pare così, signori. Purtroppo, Panic è un gioco molto, molto corto. Ovviamente, questo è stato solamente fatto per quei 5 minuti di adrenalina. Per noi persone che abbiamo assistito quel gioco fantastico, e purtroppo in prima persona mai l'ho assistito in seconda persona guardando da YouTuber, niente. Qui, ecco, queste sono le scene, una delle migliori scene adesso. Io spero un giorno veramente che questo gioco, per quanto si parla, che esca un gioco completo, un gioco veramente, perché secondo me questo gioco dovrebbe esserci sul mercato di gioco, perché i giochi ora, signore, purtroppo sono sempre meno, a parte Outlast, che fa un'altra categoria. Outlast è un signore del gioco, però a questi livelli mai. Signori, Outlast mai non arriverà a questi livelli, perché questo è, secondo me, il gioco dell'anno. Niente, che dire, signori, lasciate commentare un mi piace, condividete, iscrivetevi, e speriamo che un giorno questo gioco ce lo rivediamo per le console o per PC. Bella.